Io sono Yoko Yamada. Mio padre viene dall'Asia e mia madre dalla Lombardia. Mi rendo conto che questa più che una biografia sia una mappa pandemica, ma sono convinta che sia la premessa giusta per puntare ad una comicità virale. In vista di questa quarantena, per non stare da sola, sono venuta qui a Brescia dai miei. Ecco, io ne ho fatte di cazzate nella vita, ma mai come questa. Mi rivolgo quindi a tutti quei giovani che come me sono isolati con le proprie famiglie. So come vi sentite. Vi sentite come una suora di clausura, ovvero uno scopate? Invocate i santi tutto il giorno e venerdì non mangiate carne perché l'esse lunga è finita. Ecco, poi anziché studiare le scritture, compiliamo autocertificazioni e riponiamo comunque la nostra fiducia nella parola di Conte. Anch'io sono afflitta dalla clausura, anzi io sono afflitta dalla Claudia, mia madre. Vedo che molti di voi si sono dati anima e corpo ai videogiochi. Anche lei, il suo preferito è Uccidi l'Acaro o Muori. Ha anche un grito di battaglia che è «Il sac vuoto sta mi ampè!» Un antichissimo proverbio bresciano che significa «Il sacco vuoto non sta in piedi» e lo urla quando deve cambiare il sacco al folletto. Mio padre invece, lui è giapponese e generalmente le persone pensano a due tipi di giapponesi. A quelli sciocchi che ridono tipo così, sempre con la mano davanti alla bocca. Oppure i giapponesi i saggi, gli ingegneri della Yamaha, i samurai. Ecco, mio padre naturalmente fa parte della seconda categoria. Mio padre è un uomo estremamente saggio e spesso vado da lui a chiedere dei consigli. Per esempio, l'altro giorno gli faccio: «Papà, ma secondo te cos'è che si può fare veramente di reale con tutte queste restrizioni?» Lui mi guarda e mi fa: «Yoko-chan, ti ho mai raccontato storia di gufo?» La storia del gufo no, non me l'hai mai raccontata. C'era una volta un gufo che ogni notte morava felice sopra il suo bosco. Un giorno però la sua ara si spezza e lui non può più morare, molto triste perché gli manca la luna. Un giorno però decide di smettere di piangere e iniziare ad allenarsi per guarire più in fretta. Ed è solo in quel momento Yoko-chan, che nella sua tana entrano Hotaru, le lucciole, e a Gufo sembra di volare tra le stelle. Oddio, ma è una storia pazzesca, papà, è bellissima. Cioè, tu in pratica mi stai dicendo che io non devo temere, perché nonostante le restrizioni, nonostante tutto, io riuscirò in un qualche modo a raggiungere i miei obiettivi, giusto? No, significa che devi fare addominali, perché stai ingrassando.